gli spaghetti freddi, manco la Barilla. Guardate quanta aragosta che c'è dentro. Oggi c'è un po' uno stile wild. La spesa di oggi è costata... Scopriamo cosa mi sono preso. Buongiorno a tutti, la giornata di oggi inizia con un onigiri al mentaico e le proteine. Ci vediamo dopo. E adesso andiamo dal dentista. Queste calamite le voglio anch'io, ragazzi. Bene, sono appena andato dal dentista e mi sono anche preso l'appuntamento per la prossima volta che vado a fare whitening. Oggi ho fatto soltanto un cleaning che in Giappone costa sui 16 euro perché sono 1900 yen. Se ci avete ovviamente l'assicurazione sanitaria, che comunque è obbligatoria in Giappone. Tra l'altro sono andato tipo in pigiama, ma vabbè. Oh. Ecco qua che mi gusta un buon caffè da Starbucks e questa torta al matcha sa di limone. Ed eccoci sulla cima del palazzo del governo. Laggiù si vede anche lo skytree, non so se riuscite a vederlo in lontanantissima. Ma quella non ricorda il dolce che ho mangiato a Bali, ve lo ricordate? Stiamo andando a cercare da mangiare con Noemi e tanta gente, sembra quasi un Giappo tour. Tanta gente. Ciao. Cosa bella dei ristoranti in Giappone è che puoi fare la recensione, quindi se li odiate lo potete scrivere, a parte che poi lo sanno che l'avete scritto voi, quindi non so cosa serva. È arrivata la mia pasta fredda, assaggiamo subito gli spaghetti freddi. Chi mi invidia? Assaggiamoli. Ma che buoni. Dimmi se è buono, adesso lo assaggia. Guardate con quale maestria usa le bacchette. È buono, vero? È meglio di quello che avete mangiato? Anche la nostra Noemi adesso ci dirà quanti sono buoni gli spaghetti freddi, manco la Barilla, che so suonare al flauto, ricordo. Che buoni! Come sono? Come no? Oddio, ho paura dei commenti che fanno, sono bruttissimi. Ma perché? Tranquilla, tanto gliano mai di più. Buoni, davvero? Dici davvero? Bene. Però è brutto mangiare da solo. Ne vuoi altri? Ne vuoi di più? No. Ma sono tantissimi, peraltro. Non è che li voglio assaggiare, no? Non penso. Non penso. Allora, voi avete presente i Family Mart? Vediamo la maglia Family Mart. Però è bella. Cioè, io se ce l'avessi la metterei. Vabbè, salutiamo i nostri amici. Ciao ciao. Non ti ho neanche presentato, presentati. Daniele. Li rivedrò uno dei prossimi giorni, che li porterò a fare una gita a Koenji o a Sagaya, lo scopriremo. Quindi li vedremo prossimamente. Adesso si va al caffè dei serpenti, però senza di loro. Ed ecco qui il pranzetto di oggi con un curry rice e questa pasta fredda, cioè pure il piatto è gelato. Stiamo mangiando una soba, 100% soba. Con l'uovo. Con l'uovo, sì. Cosa bianca è il tororo. Wow, che mangiata, è stato buonissimo. Che bello questo posto un po' tradizionale. Vedete il caldo di Tokyo? Ormai tutti i cucchiaini si stanno sciogliendo, anche le forchette. Oh, guardate quanto è carino. Adesso andiamo a prenderci un buon caffè. Guardate com'è zen questa stanza. Questo sì che è un posto carino per bersi un caffè. Guardate che bella armonia floreale che c'ha Tokyo sulla sua maglia. Dell'acqua. Vedete, devo fare anche i video ASMR. Thank you. Ah, mi ero dimenticato questo, ma sono potuto tornare a riprenderlo in questo negozio cinese, quindi adesso lo rimettiamo su. Sono iniziati gli sconti a Tokyo, come potete vedere. Guardate che casino di gente, quante gnocchette di bambù che ci sono qui, tutte a comprare le cose in saldo. La magia di Takeshita-dori con tutta sta gente. Madonna, madonna. Comunque ragazzi, niente nei caffè, quindi niente caffè dei serpenti, perché purtroppo non potevi toccarli. Allora ho detto no, allora vi porterò un'altra volta, perché io ho la fobia dei serpenti. Comunque c'ho molta paura, non ne ho mai toccato uno, quindi se devo farci il video e devo andare in un posto pieno di serpenti, almeno li voglio toccare, quindi lo farò la prossima volta. Quindi adesso lo toccherò per voi. Qua tutti a mangiare questi super zuccheri filati. Bene ragazzi, sono a Luke Lobster e mi sto per mangiare un panino con dentro un'aragosta, quindi non vedo l'ora di mangiarlo. In realtà lo prendo abbastanza spesso, mi piace un sacco, però questa volta lo mangerò per la prima volta sul canale assieme a voi ragazzi. Siete pronti? Comunque
ecco qua lo scontrino, è costato sui 1700 yen, quindi sui un po' meno di 15 euro. Wow, eccolo qui. Beh, comunque devo dire che è veramente buono. Comunque guardate quanta aragosta che c'è dentro, ragazzi. Non male, direi. Sì, dai, ci è piaciuto. Buono. Guardate quanta gente che c'è. Ma devo dire che appena avevo aperto questo posto c'era una fila assurda per poterla prendere. Però vi assicuro che ne vale veramente la pena. O almeno a me piace tantissimo. Vabbè ragazzi, ho comprato questo per fare la lavatrice e adesso sto scegliendo il riso, che questa sera vi preparo un risotto alla giapponese buonissimo. Però non so che riso comprare. Prendiamo quello della principessa Tsuya. Sono 2 kg, vengono da Yamagata e costano sui 7 euro, ma sì, dai. Ecco qua la spesetta di oggi, sono pronto per MasterChef anche questa sera. La spesa di oggi è costata 18 euro. Vedete, ci hanno detto che era la 12, siamo andati alla 12, mettiamo dentro i soldi. Guardate com'è pratico e veloce. Ecco che c'è qua lo sconto e abbiamo già finito. Zack, il Giappone favoloso. Vi piace il mio nuovo cappello? Immaginate perché l'ho preso, anzi me l'hanno regalato. Figo, no? Oggi c'è un po' uno stile wild. Ditemi se vi piace. Adesso si va a cucinare, quindi a dopo. Sono andato a farmi mandare i pacchi da Amazon. Sono appena andato a ritirarli al combini perché non c'ero a casa. E con 3000 yen scopriamo cosa mi sono preso. Bene ragazzi, scopriamo che cosa nasconde il pacco misterioso. Siete pronti? Ed ecco qui il gioco della Wii di Silent Hill Shattered Memory, che è un gioco vecchissimo, però volevo provarlo. Poi questo per fare la barba. Vabbè, bene. Che voglia di provare sto gioco. Non sapete quanto l'ho cercato, non lo trovavo da nessuna parte. Finalmente ce l'ho. Yuppie. Questo per la barba. Non so se è per la barba, di verità. Comunque me l'hanno dato coi punti, quindi bene. Però mi ricordo che cos'è l'ultima cosa che ho preso, a dir la verità. Questa l'ho presa coi punti, non mi ricordo che cosa c'è dentro. Ah, è vero, e l'ultimo oggetto misterioso della lista Amazon è questo qua della My Protein, per le proteine, per mescolare le proteine. Bene, 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 sono contento che siamo arrivati. Eccomi a preparare il riso, come vi ho insegnato già nell'altro video, lo facciamo per bene. Questo è una delle cose fondamentali per fare il viso buono alla giapponese. MasterChef, chiamami anytime. Ecco qua, looks delicious. Qua sapete che è un bel lavoretto, quindi io continuo a fare la brava massaia. Se mi volete come bachelor, fermate il video e scrivetelo nei commenti, ragazzi. Eccoci qui, pronti a cucinare, ragazzi. Sì, verrà buonissimo il riso. Voi non sapete quanto adoro questi funghi che si chiamano Matsutake. Sono buonissimi, di solito sono costosi, ma li ho trovati solo a 200 yen, quindi non vedo l'ora di cucinarli, ragazzi, solo per voi. Ecco che mettiamo questa nel risottino. Qua che mettiamo anche il nostro pesciolino. C'è un profumo, ragazzi, veramente delizioso. Ed ecco qui che abbiamo tagliato anche il nostro bello Matsutake. Adesso lo mettiamo giù. Di solito se ne mettono molti meno perché è molto costoso, ma non so perché l'ho trovato veramente a così poco questo fungo. Mamma mia, dovrei fare anche consigli per gli acquisti. Oddio, non è che oggi abbia speso poco, però... Posizioniamola giù e chiudiamola. Adesso qui impostiamo la nostra Sihanki. Che fame, ragazzi! Il riso è pronto! Wow! Che meraviglia, ragazzi! Non vedo l'ora di assaggiare questo risotto. Bene ragazzi, adesso mi gusto questa buona cenetta, assaggiamo questo risotto che mi sono preparato, vediamo, sembra buonissimo, tra l'altro con questi funghi fantastici, assaggiamolo, è venuto veramente squisito. Comunque vabbè, io mi gusto questa cena e grazie mille per essere stati con me anche oggi in questo video Day of My Life. Mi fa sempre tanto piacere che mi dite che i miei video vi rilassano o vi fanno fare colazione, non lo so, dipende da cosa esce. Grazie sempre per vederli. Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo allora al prossimo video e... Ciao a tutti e passate una bellissima giornata. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram.